Un buongiorno a tutti voi. Leggiamo insieme questa mattina da Proverbi, capitolo 1, versetti 24, 28 e 33. Poiché quando ho chiamato avete rifiutato ad ascoltare. Allora mi chiameranno, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno. Ma chi m'ascolta se ne starà al sicuro. Isterismo collettivo. Nel giugno del 1986, 24 ore prima del campionato mondiale di calcio in Messico, un terremoto ha fortemente scosso la città. Ma si è passato sotto silenzio questo avvertimento, per timore di vedere i turisti stranieri rinunciare all'ultimo momento alla loro prenotazione per questo grande incontro sportivo. Ecco quanto si leggeva il giorno seguente in un giornale messicano. Questa data entrerà nella storia. In quel giorno l'intera città di Messico è stata colta da follia. A causa del terremoto? Niente affatto. Leggiamo il seguito. Il lavoro si è interrotto. La circolazione si è fermata. Per 20 ore la gente è stata colta da una gioia isterica. La squadra di calcio del Messico aveva giocato la sua prima partita nel campionato mondiale e aveva vinto battendo il Belgio. Molti uomini che non conoscono Dio dicono: lasciateci mangiare, bere e divertirci. Lo sappiamo bene che domani moriremo, ma vogliamo approfittare della vita. Dio parla e non lo si vuole ascoltare. È così che si sciupa un'esistenza di pochi giorni e che ci si prepara un'eternità di infelicità. Non oseremmo parlarvi così per timore di spaventarvi a giusta ragione se non potessimo anche indicarvi la via della salvezza. Infatti è scritto in Atti, capitolo 16, versetto 31, credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Che il Signore ci benedica.